Ciao ragazzi, oggi parliamo di come presentarsi nel modo migliore ad una casa discografica o a un produttore. Quindi comincio col dirvi come non presentarsi. Non inviate il vostro CD o la vostra demo che sia random a mezzo posta a chiunque. Non è il modo migliore per presentarsi ed in questo caso la cosa più probabile che può succedere è questa. Peccato. Non inviate email spam non richieste in giro, magari con allegati pesanti e presentazioni chilometriche. Ragazzi, un consiglio: mai mandare MP3 allegati alla mail se nessuno ve l'ha chiesto. È un po' antipatico, evitatelo. Non inviate email con il link WeTransfer che scade entro qualche giorno, perché non è che stiamo lì sempre a scaricare tutto quello che ci arriva. È molto meglio realizzare una pagina web con lo streaming delle vostre canzoni che potete mandare con un semplice link via mail ad una persona che avete già contattato. Se non sapete di cosa sto parlando, vi consiglio di scaricare la nostra guida per musicisti contabili di Company. Link. Non andate a importunare un produttore, un manager, qualcuno che vi interessa magari mentre a cena, un convegno, in mezzo alla strada, un concerto. È un po' antipatico farlo e non vi darà grossi risultati. E allora come si fa? Il primo impatto con la prossima vostra casa discografica credo debba avvenire in una maniera un po' più naturale e reciproca. La regola aurea, secondo me, è non inseguire le farfalle, ma prenditi cura del giardino affinché le farfalle vengano da te. Quindi vi consiglio di lavorare da soli inizialmente sul vostro progetto. Dovete farlo crescere forte e sano con le vostre forze e generare un primo interesse attorno a quello che state facendo. Questo perché un bravo produttore preferisce andare a cercarselo da solo, l'artista su cui puntare. Si accorge di lui perché ne sente parlare, perché ne osserva i primi risultati, perché vede che c'è fermento attorno a quel progetto e quindi decide di puntare su di lui. Oggi, nella quasi totalità dei casi, è così che nascono le collaborazioni che poi rendono meglio e danno risultati nel tempo. Per saperne di più, vi consiglio di andare a scaricare la guida per musicisti contabili di Company, perché è gratis e piena di informazioni interessanti che vi saranno certamente utili. La trovate al link plus.icompany.it. Restate connessi, ci vediamo presto!